a Belen c'è stata una visione molto molto ecologica, un po' per lo spazio che c'era, l'Amazzonia, e un po' anche perché il Foro Sociale Mondiale anche e la partecipazione di coloro che vivono nella grande foresta dell'Amazzonia e gli indigeni che erano molto partecipanti. Allora c'è stato un foro molto specifico, ma noi qui vogliamo prendere un po' l'insieme di tutto il cammino e soprattutto aprire più per il dialogo interreligioso. Questa sarà la cosa più specifica che negli workshop, soprattutto nel lavoro del Zatelier. Un'ultima domanda un po' fuori tema, provocazione. Il foro teologico è riuscito a trovare una propria sistemazione, posizione nel contesto della dinamica degli studi di teologia oggi a livello accademico, mondiale, universitario? O è un fenomeno un po' a parte che è guardato con sospetto? Purtroppo la grande maggioranza di coloro che si dedicano alla teologia hanno uno spazio più ristretto, hanno una preoccupazione ecclesiale o alle volte ecclesiastica nel senso istituzionale e di carriera, sono seminari, alle volte si torna troppo chiuso sul manuale, sul catechismo per esempio. E questo è quasi una regressione che noi vediamo. Noi siamo un po' di frontiera, noi sappiamo che non possiamo essere una preoccupazione che è al centro delle diverse istituzioni che sono nel mondo. Siamo sempre di fronte di confine. Ma al confine c'è la creatività per aiutare poi con alcune produzioni che abbiamo, con notizie, e poi anche i teologi quando ritornano fanno alcuni incontri o discutono, portano un po' del foro. È una specie di fecondazione che noi cerchiamo per aprire il cammino e portare il confine un po' più al di là.